Anni, Bastone, Mori, Faccioli e Quartieri contro una Vivigas Costa del Pino che schiera il numero 9 Furlanis, il numero 7 Baroni, in campo anche il numero 10 Pignalosa, completano il quintetto il numero 6 Piazza e il numero 8, anche Drigo Mattias. Quindi 6, 7, 8, 9, 10 il quintetto di Vivi della Scorsa del Pino, cosa abbastanza curiosa, in fuori fila dal 6 al 10 arriva il primo tiro da 3 di Piazza dopo l'errore dalla corta distanza del Villafranca della Nazione precedente. Tanto rumoreggia il punto villafranquese per questa rimessa laterale concessa a Vivigas Costa Volpino, squadra bresciana. Ecco Panni che parte in contropiede, si arresta per un tiro da 3 che viene scudellato fuori, ottimo rimasto tacco di Bastone che cattura e tira di prepotenza, 2-0 per Villafranca. Una squadra non molto fisica quella di Costa Volpino, dato che i lunghi non sono particolarmente voluminosi a livello di stanza, però è anche vero che la Franca senza Delfini perde in peso e anche in centimetri, quindi Faccioli sarà chiamato a fare un super lavoro questa sera, dato che l'altro in realtà gioca più dal numero 4, in genere Cicco Faccioli, mentre Delfini gioca dal centro pure, ecco, riceve ora molto bene da Panni, però non controlla il pallone, deviato, gli altri dicono che è rimessa giallo-verde, rimessa per Panni. Ecco Quartieri che esce dai blocchi, prende l'arresto e tiro, il tiro va fuori, Bastone ancora una volta salta più alto di tutti, rimbalza, tocca ma non controlla, riparte il playmaker di Costa Volpino che passa al numero 7 Baroni che si prende il tiro da 2, lo sbaglia Panni, va in palleggio, ottimo campionato di Panni, miglior realizzatore del PSG Tosoni come media punti, finta il blocco di Faccioli e riceve solo Benetti, bellissimo pallone da parte di Panni, però poi sfregia la Mona Lisa, Cicco Faccioli sbagliando questo canestro che sembrava già fatto, comunque tutto molto bene, una finta di blocco, Panni che capisce subito che il suo compagno potrebbe essere libero sotto canestro, gli serve una palla al bacio, ancora sempre il play Piazza che imposta l'azione, ora il numero 9 Furlanis che scambia con Drigo, ecco Furlanis, Piazza che si prende il giro da 2 punti, tiro lungo, Faccioli ha rimbalzo, lancia subito Pippo Mori che può andare a canestro e si fa molto bene con una esitazione su Furlanis. Furlanis che riceve ora finta di passaggio in angolo, ancora Furlanis libero la posizione di guardia, non rinuncia al tiro da 3 ma lo sbaglia, in and out, Mori parte per Bastone che può attaccare, serve molto bene a Quartieri, arriva in ritardo il tentativo di stoppata di Pignalosa ed è subito time out per Costa Volpino. Franca sembra avere leggermente più sprint in questo avvio, anche se ha sbagliato un paio di soluzioni facili che avrebbero potuto avere un punteggio più netto, 10-2 sarebbe stato senza quei due errori da sotto, ma insomma è inutile piangere sul lato versato, 6-2, un'inerzia e un'aggressività che sembra dalla parte dei castellani. Si riparte dopo il minuto con il numero 10 Pignalosa che palleggia dietro la schiena contro Panni, ora il numero 6 Furlanis
ancora di impostare. Un po' di confusione in area, ecco Cicco Fezzoli, poi recupera palla, serve Fanni, palleggia tra le gambe, serve il bastone sotto canestro. Attenzione, l'altra confusione facile da sotto, anche se era forse il tentativo di stoppata sempre di Fulani, si prende il tiro da tre, il numero 8 Mattia Strigo, proveniente da Rovereto, 13 punti a partita per lui, nel secondo miglior marcatore della squadra, dietro proprio a Pignalosa con 15.2. viene fischiato un fallo ora Mattia Baroni, classe 87, una squadra molto giovane, quella di Costa Volpino, che è priva del lungo di esperienza Marco Guarci, che al momento non è in campo e forse non sarà nemmeno dei nostri. Ecco che Filippo Mori ora serve il quartiere, Cinco Faccioli serve Panni in un'inusuale posizione di posto, però se la gioca spalla canestro, va molto bene, il tiro però è sotto mano, è corto, quindi Fulanis, Piazza prende il resto tiro al centro area e lo mette con eccessiva facilità. 6-6, Costa Volpino esce rinvigorito dopo il time out, ancora un errore facile sotto canestro di Villafranca. Quartieri ora cerca spazio per l'arresto e tiro, prova ancora la penetrazione, il tiro in hesitation, appoggiare il tabellone, prova fuori, bastone lotta ma non controlla, ecco Fulanis che riceve, il pallone però è troppo lungo, ancora Faccioli, un'altra palla recuperata per lui, Pagna a tutta velocità, trova in angolo Quartieri che scarica per Mori in posizione di guardia, il tiro è corto, con tanto spazio Mori sbaglia questo tiro, ecco Panni che cerca di servire il bastone però con qualche secondo di ritardo, si arrabbia Bastone che voleva la palla molto prima e voleva anche riscattarsi dal canestro sbagliato precedentemente da sotto, ecco che entra ora il numero 4 Scutiero al posto di Fulanis, entra la rimessa Panni, sarà un blocco per Bastone che riceve in posizione di guardia, non è un tiratore da tre, quindi scarica Panni, ecco Mori, spalla canestro, cerca di entrare, arriva l'aiuto del numero 10 Pignalosa, molto ben fatto, infatti Mori commette un'infrazione di passi sacrosanta e quindi ora il nuovo giovane play Scutiero, classe 92, imposta l'azione per Piazza, quindi doppio play per la squadra di Costa Volpino, si prende il tiro senza pensarci due volte Scutiero, però sbaglia, ecco Panni che trova Quartieri, prova con un crossover Faccioli a tre punti, lo prende questo tiro però è corto, ancora Piazza che imposta, prova la penetrazione centrale ma viene chiuso dall'aiuto di Quartieri, ora Faccioli che difende sul numero 8 Rodrigo che allarga il gioco per il Scutiero che non controlla, però comunque salva la situazione, 6 secondi per tirare, Piazza entra e scarica per Drigo in angolo, il tiro va fuori, Faccioli subito apertura per Quartieri che prova penetrazione, scarica poi per Mori ma intuisce molto bene Pignalosa che si ferma e tira un tiro da tre che però è lungo, quindi Panni può ripartire. Certo, Faccioli con una palla troppo alta e troppo debole, rimessa per Costa Volpino, un po' di confusione nell'attacco di Villafranca, dopo i primi 6 punti si è arenata, un punteggio bassissimo finora, 6-6 dopo 5 minuti di gioco. Entra Polettini al posto di Panni, prende fiato Panni che è il giocatore con il minutaggio più alto insieme al quartiere Delfini in questa squadra. Ecco il numero 7 Baroni contro Faccioli, prova la penetrazione centrale, giro dorsale, scarica fuori per Scudiero, il giovane del 92, 20 anni che si prende un tiro dalla lunetta. Anche qui la difesa di Villafranca un po' in bambola, contesta questo tiro troppo facilmente, Pippo Mori chiama pugno, vuole servire Faccioli, lo serve, vuole giocare uno contro uno, va sotto canestro, tiro corto, arriva Bastone, al volo, segna, prende il pallone. Dopo aver segnato con un gesto di stizza, ottima fisicità quella di Bastone, si schiera a zona ora Villafranca con una 2-3 o 3-2, dipende un po' dall'impostazione iniziale, un fallo fischiato a Pollettini su un contatto veniale, eccessivo questo fischio dell'arbitro, 8 pari, ancora
Furlani, Sbaroni, Pignalosa, Scutiero e... un fallo a Furlani. Il numero 8, Rodrigo, a completare il quintetto di Costa Volpino. Ecco, Pippo Mori, posizione di play, guarda il cronometro che non c'è bisogno, prova penetrazione, c'è lo scarico per Bastone. Si arrabbia Baroni, penso con la propria panchina, rimessa laterale per Tosoni. 3 minuti 27, 3 falli Costa Volpino, 2 Tosoni, finisce una partita abbastanza morbida in difesa. Segnalare, scusate, una partita abbastanza morbida in difesa. Ecco Pippo Mori, prende il palleggio alla sfera. C'è 8, il tiro era da 2, si vede piede sulla linea per lui, Furlani scarica Baroni, prende il tiro da 3, che sono lungo e lo mette. Ormai siamo abituati da qualche anno anche nelle categorie minori a vedere lunghi che prendono il tiro da 3 abbastanza facilmente, come accade in NBA e in Serie A in maniera piuttosto regolare. Ecco Bastone che rinuncia all'uno contro uno e palla al quartiere che tira da casa sua e sbaglia, ancora rimbalzo per Pippo Mori. Colettini controlla Bastone, partenza incrociata, scarica per Mori, palleggio tra le gambe, si prende il respiro ancora da 2 punti. Chiede anche un fallo, Pippo Mori, la perla di Nonato, rinvigorito dopo la prestazione in nazionale, in nazionale militare, dove ha giocato per 35 minuti contribuendo al terzo posto finale della nazionale militare nel torneo svoltosi proprio qui in Italia. Quartieri che scarica per Mori che è on fire, quindi si prende ancora questo tiro, questa volta è da 3 punti e l'esultanza con l'occhiolino circondato dalle 3 dita per segnalare il canestro da 3, l'esultanza presa sicuramente dall'NBA, ora non ricordo il giocatore in questione. Quartieri ancora per Mori che scarica per Colettini che non si aspettava il passaggio, non controlla il pallone. Tutto molto bene, Mori rinuncia al tiro per servire Colettini, ci stava. Esce Faccioli per Panni, quindi Villafranca rientrerà con un puntetto di 4 piccoli. Quindi ci aggiorneremo dopo il minuto. Che riprendono le ostilità con la formazione di Costa Volpino, formazione bergamasca, scusate, ho detto bresciana prima, ma non me ne abbiano i Costa Volpinesi per questo lapsus. Ecco Furlani che serve piazza ancora, no scusate, Furlani si riceve ora servito da piazza. Baroni, ottima mano di questo lungo che gioca sia da 5 che da numero 4, anzi probabilmente da 5 in questa formazione, con Drigo che fa il numero 4. Ecco Panni, Colettini, scambia ancora Panni, quartiere da 3 punti, serve Bastone, non controlla, arriva il recupero di Mattias Drigo, ex Roveretto, ancora il giovane Scudiero che trova Drigo, Furlani parte subito in entrata e riesce a tirare con la mano sinistra in una situazione non facile. Ottimo canestro questo di Furlani davanti a Bastone che è anche più alto di lui.
Ora Panni sfrutta il doppio blocco alto centrale per Pollettini, ora in angolo, il tiro da tre morbido ma è lungo. Furlanis, piazza, scusate, mi confonderò tutta sera tra piazza e Furlanis, abbiate pazienza. Ecco il Scudiero che arriva, Baroni, Furlanis, questa volta lui sotto per Drigo, che a momenti sbagliano, conclusione facilissima, e in un batter d'occhio Costa Volpino si riporta più 6, a più 2 dopo un parziale di 6-0, rientra molto bene il time out Costa Volpino. Ancora il quartiere, il Panni, gioco perimetrale eccessivo per Villafranca, ecco poi questa volta veramente, però era anche questo un tiro da 2, 17 pari, 5 secondi alla fine del primo quarto. Furlani, spalle in mano, cerca sul canestro pallone, lo trova molto bene, non si può fare un canestro così facile a fine quarto. Si arrabbia infatti coach Bindi mentre esulta coach Ciocca, ex Akmar Ravenna, che festeggia con i suoi vantaggi.